Ciao! Eccomi al nuovo video post dedicato all'empatia. Questa è la seconda puntata. Nella prima puntata, dalla puntata precedente, avevo introdotto questo concetto specificando il fatto che ci sono all'interno del nostro spazio mentale dei pensieri che girano, orbitano, che non ci appartengono. E ci sono invece altri pensieri che noi possiamo catturare e che possiamo portare nella nostra realtà conoscitiva. Questi pensieri sono dei pensieri ispirati da chi e soprattutto da cosa? Ispirati dall'intuizione. In questa puntata invece io voglio parlare e approfondire questo concetto specificando che nel momento in cui riusciamo a cogliere un'intuizione, riusciamo in qualche modo a portare all'interno del nostro spazio mentale un'informazione così importante e molto difficile da specificare, da razionalizzare, ma è pur sempre un'informazione che serve alla nostra crescita interiore. L'informazione intuitiva è evolutiva, forse perché questo tipo di pensiero porta ad una connessione diversa rispetto a quello chiaramente il pensiero tradizionale che è condizionato. Sono i pensieri del nostro essere. Siamo noi interiormente che pensiamo. Che cosa succede? Nel momento in cui tiriamo fuori le nostre parole da questo pensiero intuitivo, vedremo le parole molto confuse, perché il filtro razionale attraverso cui deve passare la forma intuitiva è un filtro che non ha gli strumenti della parola. E allora che cosa succede? Succede che le parole non bastano, ma tutto il resto della propria fisicità riesce a comunicare qualcosa che è ancora non codificato attraverso la parola. Quel qualcosa, quel quid in più, viene immediatamente recepito dal proprio ricevente, dal proprio destinatario della comunicazione, e viene ricepito ad un livello così alto che lo mette in connessione diretta con l'emittente, cioè con la persona che sta cercando di esprimere un concetto intuitivo. Quel tipo di connessione che nemmeno le parole riescono a spiegare, ma che tutta la fisicità insieme alle parole riesce a connettere, si chiama empatia. Empathos. La persona ricevente l'informazione, che è contenuta invece nello spazio mentale dell'emittente, si trova in una condizione tale da fondersi, quindi non reagisce alle informazioni che arrivano da questo emittente. In realtà l'emittente, cioè noi stessi ispirati, riusciamo a creare questo canale diretto e a non innescare una reazione. Per cui quando si crea questo filo empatico, la persona ricevente diventa aggiuntiva, cioè tutte le sue informazioni che a sua volta genererà saranno informazioni a sua volta ispirate. E di conseguenza ad ogni azione non corrisponderà più una reazione, ma un'altra azione che si va ad aggiungere a quella precedente. In questo canale, che non solo è interiore, nello spazio interiore, ma comincia a diventare esteriore perché esce dalla persona e connette con un'altra persona, crea questo canale, questa connessione, appunto l'empatia, in questo canale tutte le informazioni scorrono senza alcun ostacolo. E quando non si hanno ostacoli nella comunicazione, né propria né del ricevente, dell'altra persona che riceve, allora il mondo cambia. Ciao, alla prossima puntata!